terrai ragazzi delle nuove proposte, insomma sta tirando parecchio dei live in corso. Io ti faccio subito una domanda: il ballo dell'incertezza è il tuo brano, con chi vuoi andare a questo ballo dell'incertezza? Con la parte sicura di me, vorrei conoscere la parte che c'è e la sto ancora esaminando. Io voglio chiederti, uscirà il 9 febbraio il tuo album Peter Pan, ti senti un po' l'eterno Peter Pan? Perché questo titolo? Peter Pan, più che la parte infantile di Peter Pan, c'è la parte sociale, c'è la parte che faccio. Cioè, l'immaginazione è qualcosa che è di un'importanza fondamentale. E mi scoraggia vedere molte persone che sono così chiuse nel cemento, vorrei vederle tutte un po' più con lo sguardo verso il cielo. Certo, il ballo dell'incertezza, appunto, è il brano che porti a te, è un video molto forte. E quanto ti senti legato anche alle immagini del video? Molto, moltissimo. Tra l'altro il video l'ho scritto io, il video secondo me oggi ha un'importanza fondamentale, perché visto la canzone dà quella marcia in più. Volevo fare un video che rappresentasse in questo caso molto la canzone. Certo, ti faccio l'ultimissima domanda, quali sono i tre oggetti che non possono mancare nella valigia a Sanremo che ti sei portato? Innanzitutto l'anello che porto quando ho fatto la comunione, la chiave, poi speranza, sogno e esperienza, tanta speranza. In bocca al lupo, grazie mille. Grazie a voi, grazie.